Avere un compagno, un partner, un marito cocainomane non è assolutamente un'esperienza facile da gestire. Il primo consiglio è questo: vai da uno psicologo per te stessa, perché hai bisogno e avrai bisogno di un grande supporto emotivo. Detto questo, quali sono gli indicatori fisici e comportamentali che ti faranno capire che tuo marito, il tuo compagno, ha una dipendenza dalla cocaina? Allora, tra i campanelli d'allarme fisici più comuni vi sono pupille dilatate, naso congestionato, come se lui avesse un perenne raffreddore, e poi perde tanti chili in poco tempo e appare piuttosto deperito. Invece, per quanto riguarda i campanelli d'allarme più comportamentali e psicologici, vi sono frequenti sbalzi d'umore, è spesso irritabile, è soggetto a frequenti attacchi di rabbia immotivati, senza che vi sia una motivazione vera e propria, che possono spingerlo anche ad azioni violente nei tuoi confronti. Spesso ha problemi al lavoro, oppure può anche perdere il posto di lavoro. Alterna tanti momenti di digiuno a tanti momenti di abbuffate, proprio perché la sostanza stupefacente lo porta a un senso di inappetenza che poi deve essere colmato da grandi, grandissime abbuffate o da cibo spazzatura. È una persona che tendenzialmente ti dirà delle bugie proprio perché deve nascondere il suo problema, la sua dipendenza. Poi ti potrà chiedere dei soldi, molti soldi, senza però darti una giustificazione, e il tuo conto in banca o il vostro conto in banca da lì a poco si impoverirà di molto. Inoltre può avere grosse problematiche nel dormire, nel ritmo sonno veglia e una certa fatica a concentrarsi. Se vuoi aiutare tuo marito, il tuo compagno, devi innanzitutto saperlo ascoltare, accogliere, mettere nei suoi panni, perché non è assolutamente facile per lui riconoscere di avere un gravissimo problema, che è la dipendenza dalla cocaina. Tu devi portarlo a questo, cioè a riconoscere di essere purtroppo un tossicodipendente, senza ovviamente giudicarlo, ma anzi con l'intenzione di aiutarlo. Fatto questo passo, poi potrai indirizzarlo a un SERT della tua zona, del tuo territorio, o eventualmente a una comunità terapeutica. Tra l'altro, vi sono tante comunità riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale i cui costi sono praticamente irrisori. Quindi le due strade sono queste. Ovviamente il tuo compagno deve avere una profonda motivazione a fare questi percorsi, che però non si devono limitare esclusivamente all'approccio medico. Curo la mia dipendenza assumendo il metadone, per esempio, e finisce lì. No, non si cura così la tossicodipendenza. Infatti, nei SERT, per esempio, l'intervento è piuttosto multidisciplinare, cioè ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ci sono gli psicologi ed eventualmente anche gli psichiatri, perché in diversi casi il dipendente dalla cocaina potrebbe sviluppare anche disturbi mentali, disturbi della personalità. Quindi l'approccio non deve essere semplicemente quello di assumere un'altra sostanza, medico-fisico, ma un approccio più globale. E a tal proposito, nell'intervento psicologico, tre sono i percorsi che potresti consigliare a tuo marito, al tuo compagno. Una psicoterapia individuale, dove il rapporto è a due, terapeuta e soggetto, il tuo marito, il tuo compagno. In questo percorso si parlerà ovviamente del suo stato di benessere emotivo e soprattutto del legame
che ha con la dipendenza, che cosa riveste a livello psicologico per lui la dipendenza. Un secondo percorso è quello della terapia di gruppo, dove tuo marito, tuo compagno, con altre persone potrà parlare della sua esperienza, del suo rapporto con la droga e confrontarsi con le altre persone che hanno avuto esperienze simili a quelle del tuo lui. In questo modo si sentirà maggiormente sostenuto e supportato a livello collettivo. L'importanza del gruppo, infatti, è fondamentale per un miglioramento e per andare verso quella che è la guarigione della dipendenza. Ultimo approccio, più conosciuto, è quello familiare, ovvero coinvolgere tutti i membri della famiglia, del tuo compagno, eccetera, perché ognuno di loro, anche tu, avete un ruolo speciale, un ruolo importante, preciso, per aiutare il vostro familiare. E quindi anche la terapia familiare può essere assolutamente una soluzione adeguata per il grave problema del tuo lui. Mi raccomando di non cadere nel fai da te, come facevano diversi anni fa tanti genitori che rinchiudevano i figli cocainomani nella loro stanza e poi gettavano le chiavi. Però un atteggiamento del genere può essere molto controproducente. Quindi evita soluzioni che vengono dalla tua testa, ma fidati sempre a quelli che sono invece protocolli scientificamente validati, come appunto l'intervento multidisciplinare al CERT o le stesse comunità terapeutiche. Non dimenticare che anche tu hai bisogno di un supporto psicologico. Bene, anche per oggi ho concluso, ti saluto, ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube, dottoressa Claudia Sposini. Ciao ciao!